Presidente Franco Ferrante, allora siamo arrivati a quota 58, però questa Fiera dell'Agricoltura è un appuntamento irrinunciabile. Sì, irrinunciabile, i numeri proprio ce lo confermano, sono dei numeri importanti perché 58esima edizione vuol dire che siamo partiti dalla tradizione agricola contadina degli anni 60 e siamo arrivati alle programmazioni con il computer da parte dei nostri giovani agricoltori. E quindi vuol dire che sia gli espositori che i visitatori hanno un appuntamento fisso annuale che cresce ancora nonostante la crisi del settore economico finanziario del sistema Italia. Assessore Emanuele Imprudente, la Fiera di Lanciano, lo diceva lei, può essere un punto di partenza per arrivare dove, per fare cosa? Ma innanzitutto è una fiera importantissima, è un punto di riferimento per il comparto agricolo, non solo per la regione Abruzzo, e il fatto che siamo alla 58esima edizione ne è il segno evidente di questo. Quindi la regione Abruzzo sarà assolutamente vicina alla Fiera di Lanciano, alla Fiera dell'Agricoltura, perché ci vuole investire e vuole far sì che questo comparto, così come già lo è un riferimento assoluto e un elemento trainante dell'economia abruzzese, l'agricoltura possa essere implementata, possa essere, ci possa creare quell'opportunità di ricchezza che oggi secondo me ci sono tutte quante le condizioni. Sindaco, è il caso di dire che Lanciano può essere veramente fiera della fiera? Sì, Lanciano ha una storia, nel Medioevo le fiere di Lanciano erano conosciute in tutto il Mediterraneo, quindi è una vocazione imprenditoriale dei lancianesi che hanno costruito questa fiera 58 anni fa, che il presidente Ferrante ha riportato in attivo di bilancio, ma soprattutto in attivo di iniziative, per cui questo è il polo fieristico regionale. Ringrazio la regione perché in tutti questi anni, qualunque sia stato il colore politico della coalizione che governava, ha sempre dato molta attenzione alla Fiera di Lanciano, perché questa fiera merita, e oggi lo spettacolo che possiamo vedere qui è veramente entusiasmante.